Ciao a tutti, sono Giorgia e questo è il mio canale e come potete notare c'è stato un cambio di location. È agosto, quindi io non sono più a casa, bensì sono a casa del mio ragazzo e ovviamente la location, come potete vedere, è cambiata. Per i prossimi video con cui vi intratterrò nelle prossime settimane, lo sfondo sarà questo. Perdonatemi, ma è quello che passa al convento. Bene, arriviamo al punto focale di questo video. Vi voglio presentare una novità nerippozza, La figlia del boia e il diavolo di Bamberga di Oliver Poskek. Allora, questo è il quinto capitolo di una saga per ora di 5 volumi. Oliver Poskek è un autore bavarese nato a Monaco di Baviera e è figlio di una dinastia di boia e ha deciso di creare questo specie di giallo letterario basandosi sulle vicissitudini dei suoi nonni, bisnonni e trisavoli. In questo quinto capitolo, come potete vedere la copertina è molto evocativa, affrontiamo un caso di caccia alle streghe e di lupi mannari. Cosa succede? Di che cosa parla la saga della figlia del boia? La saga della figlia del boia parla della dinastia dei Cluis, che sono una famiglia di boia nella città di Shogun. Shogun si trova nell'Alta Baviera, è una città realmente esistita, come in realtà è realmente esistita anche Bamberga e potete tranquillamente visitarla anche ai giorni nostri. Di che cosa parla la saga e in particolare questo volume? La saga parla di questa famiglia in cui c'è il capofamiglia che è un boia, che non si limita ad uccidere le persone, che di fatto è il suo lavoro, ma cerca anche di trovare i veri colpevoli dei fatti. Quindi se la popolazione trova un capo espiatorio, come abbiamo visto in tutti gli altri volumi, lui si interroga e si chiede se effettivamente sia davvero il colpevole quello che sta torturando sul tavolo da tortura, perché comunque lui ha detto con uno schiacciapollici o una verga arroventata anche l'innocente può dire le peggiori nefandezze e incolparsi dei peggiori atti. Arriviamo al punto. Il nostro protagonista con le sue due figlie decide di andare a trovare suo fratello a Bamberga, in quanto il fratello è il boia che esercita nella città di Bamberga, che è famosa per la caccia alle streghe. Bamberga, nella verità, nella realtà dei fatti, è diventata famosa nella storia per cui ci sono state per più o meno 20 anni una caccia alle streghe che ha letteralmente decimato la popolazione di patrizi di quell'epoca, quindi parliamo più o meno del 1100-1160. Bene, in questo libro il nostro protagonista con le sue due figlie va a trovare il fratello che ha preso come apprendista il proprio figliuolo, quindi il figlio del protagonista, e si imbatte in una serie di intrighi in cui pare nella città ci sia un'epidemia di lupi mannari che uccidono le persone. Ovviamente non vi spoilerò ulteriormente la trama, altrimenti non ha senso leggerlo. Comunque per darvi un'idea, è una spy story, un giallo a tema letterario. Quindi cosa posso dire di questo autore? Allora, innanzitutto il libro mi è piaciuto perché siamo già al quinto volume e lo trovo veramente fantastico. In patria siamo già al decimo, dodicesimo volume, quindi l'autore è molto prolifico in realtà. La casa editrice è Nerippozza e spero e prego che gli altri volumi vengano continuati da questa casa editrice. Cosa posso dire? Lo stile è molto scorrevole e non disturba affatto, è agevole, non è scontato, in quanto io pensavo che il colpevole fosse una persona, in realtà il colpevole era tutt'altra persona. Non vi stanca, non lo trovate assolutamente prevedibile né assolutamente pesante, nonostante il volume sia abbastanza spesso, perché siamo intorno alle 620-630 pagine. Lo consiglio, non lo consiglio? Ovviamente lo consiglio se siete dei fan di romanzi storici o di spy story, perché comunque ci sono molti intrighi, è un bellissimo giallo. Li avete letti? Avete letto anche voi i precedenti volumi? Spero di sì. Allora, il volume costa 19 euro e come tutti i volumi di Nerippozza non è in copertina rigida ma in una copertina leggermente flessibile con carta spessa. Spero che la recensione vi sia piaciuta, spero che vi abbia intrattenuto. Detto questo, lasciatemi qui nell'area commenti alcuni pareri, vi è piaciuto, vi ha intrattenuto, lo avete letto? Nell'area invece nell'info box vi lascio i miei contatti Instagram e anche
anche le mie mail e le varie playlist che ci sono nel canale. Iscrivetevi a Instagram, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se vi va. E detto questo, ciao a tutti!